Go away. Allora, adesso facciamo la carnina, eh? Mi piace la carnina? Ci abbiamo una lombata di porco, maiale. La lombata di porco la prepariamo in padella, ok? Dai, me fate ride però, su. E la facciamo nella padella. Padella. Accendiamo il fuoco e lasciamo che la padella diventi rovente, ok? Nel frattempo noi prendiamo le nostre bistecchine qui, le nostre lombatine, e le sbattiamo violentemente con la coltella. Ah! Ah! In modo che la carne si assottigli, si spacchino un po' di cellule del porco e i succhi escano meglio dalla carne. Ci diamo una sciacquata alle mani che c'è tutto il grassetto del porco sopra. La padella è rovente e mettiamo un giro d'olio sulla padella. Sic. Ma proprio un filo deve essere. Un filo! Non dobbiamo fare un fritto. Quindi mettiamo un filo d'olio, lo spandiamo bene sulla padella in modo che sia abbastanza uniforme. Voi potete usare questo metodo per qualsiasi carne in generale, ok? Se ci avete una griglia non mettete l'olio, se ci avete una griglia di ghisa, una piastra. E invece se fate, che ne so, una fettina, poi vediamo come si farà. Per ora facciamo base proprio. Miam! E aspettiamo che cuocia. Adesso prendiamo una di queste cucchiarelle piatte, no, quelle a cucchiaio, queste qui così a spatola, che ci servono per staccare un po' la carne dalla padella, perché un po' si attaccherà naturalmente, anche se ci abbiamo messo il filo d'olio. Ecco, se lavorate con la piastra dovete aspettare che la carne si stacchi da sola, quindi non fate mai questo lavoro perché vi rimangono i pezzi di carne attaccati alla piastra. Ma aspettate che la carne da sola si stacchi e a quel punto la potete girare. Beh, staccate bene le bistecchine e le fate cuocere prima da un lato e poi quando vedete che è cotta prendete la forchettina e girate tutto. Capito, belli de nonno? Belli de dado? Belli de dado? Eh? E dobbiamo aspettare che la carne sia sigillata per salarla, perché che cosa succede se noi mettiamo il sale prima? Se mettiamo il sale prima, la carne, le cellule della carne si bucano e esce tutto il liquido della carne e quindi la carne diventa un po' duretta e non è più buona. Allora aspettiamo che sia sigillata. Sigillata che significa? Che la carne rosa, quando va verso, passa per il bianco e arriva al dorato, noi capiamo che è sigillata quando sta tra il bianco e il dorato. A quel punto possiamo mettere il sale. Quindi mettiamo un pizzico di sale sulla carne e ci siamo. Aspettiamo che arrivi a fine cottura. Stiamo attenti, come vi ho detto, a che sia cotta vicino all'osso, come le fette del buco de culo vanno vicino all'osso. Lo sapete tutti, no? Cioè, per chi non è di Roma, a Roma si dice, quando uno ti chiede tante cose, e una fetta di culo e tu gli rispondi vicino all'osso, grazie. Ecco, ho finito l'uscio. Mannava, di sta stronzata, scusate. Mi dispiace. Sono una brutta persona, eh. La carne è cotta, prendiamo un bel piatto da portata, questo si chiama piatto da portata, e ci mettiamo la carne dentro, la spegniamo e la tiriamo su. Eccoci qua. Scoliamo un po' dell'olio che ci sei rimasto attaccato sopra, che ce lo rimettiamo crudo, l'olio. Sto maiale porco grasso. Aspetta, aspetta. Buono. Ciao.